Agrigento, io non condivido le parole del presentatore Sergio Parola a proposito del giudizio che ha dato, perché Piero è uno dei testimoni della crescita del nostro Ateneo e nella sua spontaneità e creatività tra l'altro può sembrare, come ha detto Bacato, per tutt'altro, mi garantisco lo posso bene che è una persona di una grande sensibilità. Detto questo, dopo volevo aggiungere che io invece ci chiedo un fatto e quindi mi trovo perfettamente a casa, non so quanto di voi è uno che nella nostra città, nella nostra provincia, può caratterizzarsi nel panorama nazionale come l'unica che ha nei confronti dei beni culturali, del patrimonio culturale, come ci chiamato, due momenti di grandissimo prestigio, sicuramente il primo è la facoltà dei beni culturali, che ha voluto tenacemente con un quadro forse se fosse di buono sarebbe qui a posto che lo dice tutto. E l'altro momento dove avevo pensato di coniugare non solo la conoscenza dei vari segmenti dei beni culturali, l'archeologico, lo storico, l'artistico e altri, ma anche per la prima volta, non solamente in Italia, in stretta sinergia con la facoltà, che con le altre della facoltà politica, a parlare della questione del patrimonio culturale. Quindi quando ero con Roma circa due mesi fa, mi invitò a partecipare a questa riunione, tra l'altro ero molto seguita, molto accostata, nonostante la caduta terribile del festivale. Ho accettato il congresso, non solo solo di dire a quei pochi che non stanno in questa straordinaria sinergia che la nostra università presenta in ogni giorno, che può essere pieno del nostro lavoro, che in pochi anni abbiamo rappresentato facoltà di beni culturali, che posso dire che arriva in Italia, sotto questo punto di vista, ha laureato giovani che oggi sono piazzati, come si dice, non solo nel pubblico ma anche nel privato, e da meno di 3 anni questo settore della scuola superiore, che funziona in un modo analogo alla scuola normale di vita, cioè reputa giovani maturati che percorrono i corsi di studio normali, selezionati, insieme a un tracciato, cioè uno studio parallelo nella scuola superiore dove ascoltano attivamente i cosiddetti visiti geometri, che noi richiamiamo dall'Italia dall'estero, proprio in questi giorni è stata
sono tutti come quello di Montella, ci sono alcuni che sono professori più bassi, diciamo. Beh, l'idea di poter pensare che ad Arredato si possa costruire un museo di Arredato di 63 che si aggiunga specificamente al sistema del ferro battuto, mi piace sognare. E se l'università può fare qualcosa, non solo quello per intervenire, permettano i contributi, non solo per i politici, ma anche per tutto il mondo. Che dire del catalogo? Il catalogo si capisce che è scritto col cuore. È scritto col cuore, non è ragionato, non è un catalogo scritto per vendere, per colpire l'attenzione. Tutte le parole che per lì sono parole semplici, sincere, autentiche, di persone che hanno innanzitutto il dono dell'amicizia. Che la vendiamo, la passeggiata, il caffè, e poi il dono del rispetto della scuola. E poi un piccolo centro come Arredato, questo lo è fondamentale, ma che invece non è una grande città, e ha i difetti di una piccola città, ma non è la grande città, è una città provinciale, sufficientemente vedevole, dove c'è non si parla di suoi, dove si muove delle disgrazie degli altri, si soffre. Questa è la serie, perché lei c'è nella storia, ha subito l'influenza delle molte combinazioni che sono state nella nostra città e nella nostra terra. Io la città questa volta non è normata, non è normata, non è bizantina, non è romana, non è greca, non è aggiornita, è un po' di tutto. Come tutte le città di storia, con questa sintesi di culture è dato di tempo, sicuramente tutte. E quindi con questa realtà non dobbiamo colpire, però non possiamo non tenere conto che questa realtà va colpita nel bene, nel meglio. Quindi bisogna fare cose serie e di fare in quella realtà non c'è niente, cioè questa sinergia che fare di vedere di puntare su questi artisti del ferro sia la strada che c'è, al di là delle chiacchiere, bisogna fare cose serie, concrete e dare ai nostri giovani il segno della serietà e della competenza di questa città. Quindi io mi documento con l'autore del catalogo, con gli organizzatori di questa serata, chiudo, sicuramente di poter vedere presto, con la didattica degli autori.